Allora, a parte che questo penso sia il primo video che voi vedete in questa angolazione, comunque sì, perché non sto sopra al divano, poltrona, quello che sia, perché come vi ho sempre detto nei miei innumerevolissimi video, io non ho un cavalletto, quindi dato che non ho modo di mettere la fotocamera se non su sedie e cose, devo stare io seduto per terra e la foto, vabbè, cose, Vi stavo dicendo, perché proprio oggi voglio girare questo video, perché oggi sono nel mood di voler girare questo video. Quindi sì, oggi vedrete il video del Bye Bye 2019. E oh mio Dio, è già finito il 2019? Sì. Allora, questo anno rispetto allo scorso, quindi rispetto al 2018, è stato un anno difficile per me. Estremamente difficile, estremamente complesso, estremamente ostico da superare, estremamente complicato da letteralmente mandare avanti, cioè veramente difficile. È stato l'anno del oh mio Dio che mi sta succedendo, ma è stato l'anno di due degli avvenimenti più belli e importanti della mia vita fino ad adesso, cioè la mia laurea magistrale e la mia partenza per l'Erasmus, di cui penso di avervi parlato e straparlato tantissime volte, però sì, questi sono stati gli unici due avvenimenti estremamente fondamentali del mio appunto 2019. Perché metto soltanto questi due eventi? Perché come sapete, ci sono state anche altre cose, tipo la campagna per il CNSU, tipo l'iscrizione a un altro corso di laurea, di cui vi ho già parlato in un video precedente, ma adesso lo approfondiamo, e sostanzialmente basta. Perché l'ho definito, e lo definisco, e lo definirò fino al 31 sera di dicembre. I miei capelli hanno deciso di non collaborare. Lo definisco appunto un anno abbastanza complesso, abbastanza complicato. Perché? Come vi avevo lasciato nello scorso video, era con una situazione mia emotiva veramente distrutta da quello che era successo, di cui poi vi ho parlato successivamente, ve ne ho parlato intorno ad aprile, e dalla situazione che si era creata dentro casa mia, che non era delle migliori, insomma. Ecco. Attualmente io mi sono resa conto che a certe cose non riesco a reagire, o quantomeno non riesco a superare quelle cose che avrei voluto superare con tanta tranquillità e con oddio che bello, vado in Erasmus, vado in Spagna, non ci penso, faccio anche. No, non è andata così, decisamente no. Mi ritrovo per alcuni versi bloccata in una dimensione che non mi fa andare avanti, non mi fa attaccare alle persone, non mi fa affezionare alla gente, anzi mi sta portando ad essere sempre più chiusa, ad essere sempre più ermetica. Oh mio Dio, sono un Tupperware, battuta pessima, ma lo dissero i Pampers a Colorado, ok? Oggettivamente tutte queste cose mi buttano a terra un sacco. Vi ho parlato già in un altro video che era quello a tema suicidio. Parte tranquilli, non mi sono tagliata le vene, sono semplicemente caduta per terra in mezzo alla strada, però vabbè. Era praticamente appunto il video dove io vi parlavo del tema del suicidio, che è un tema estremamente delicato, lo capisco, che non va preso assolutamente sotto gamba, che va affrontato in maniera molto molto più seria. Io, diciamo, ci ho voluto dare un taglio diverso, una cosa molto più leggera, perché effettivamente io in questo anno, soprattutto intorno a settembre, io mi sono resa conto di quante cose fossero e sono effettivamente complicate, di quanto io non riesca a gestire determinate situazioni, a quanto io emotivamente non riesca a controllare determinate emozioni. E questo 2019 non mi ha portato la spensieratezza che volevo, non mi ha portato la tranquillità che volevo, non mi ha portato quella gioia che io volevo riottenere dopo aver perso determinate cose. La cosa più bella che io pensavo di fare era che partendo in Spagna mi sarei rilassata, avrei trovato il mio equilibrio. Sì, è stato così e io ringrazio veramente dal profondo del mio essere Annalisa, che mi ha affiancata durante tutto il percorso. Per il primo mese no, però il primo mese io sono stata sola in Spagna, anche in casa, cioè sola nel senso io da italiana ero sola. E sicuramente la sua presenza mi ha aiutato tantissimo, mi ha fatto capire che si può vivere in un paese diverso anche non conoscendo assolutamente la lingua. Io non parlavo spagnolo, lo sto studiando adesso. Mi ha fatto capire quanto sia bello scoprire, viaggiare, conoscere nuovi posti, anche se certe volte non ti va, anche se certe volte storci il naso, anche se certe volte vorresti rimanere a dormire perché caspita, è estate, voglio dormire, però no.
La ringrazio veramente tanto, esperienza meravigliosa che consiglio a tutti, come ho sempre detto, di fare l'Erasmus assolutamente perché è un'esperienza universitaria che offre un sacco di vantaggi, oltre al fatto che a livello di curriculum l'aver fatto l'Erasmus vale tanto, vale veramente tanto, sia se avete fatto l'Erasmus per studiare, sia se avete fatto l'Erasmus per lavorare. Quindi grazie veramente ad Annalisa che mi ha tenuto qua, tenuto tra virgolette, cioè non come figlia, dentro, cioè con lei, quindi veramente grazie. Poi, altra cosa importante di cui appunto voglio parlarvi, che è successa nel mio 2019, è la mia laurea magistrale, che è avvenuta ad aprile il 3 o il 4, vi giuro, oddio, non mi ricordo quando mi sono laureata. Vabbè, o il 3 o il 4 di aprile, non mi ricordo neanche quando diavolo mi sono laureata. Cioè, non mi ricordo se è il 3 o il 4, mi confondo. Era mercoledì. E io odio i mercoledì. Adesso inizio a capire perché odio i mercoledì. Perché io sono nata di mercoledì. E io odio i mercoledì. Odio proprio la giornata del mercoledì. La odio con tutta me stessa. Però, insieme al venerdì, però il mercoledì lo odio. E amo il giovedì. Però vabbè. Comunque. Invece di parlare di quello che voglio. La mia laurea magistrale, laurea in comunicazione pubblica, economica e istituzionale, sono uscita con 105, magari non me ne frega niente, e appunto ho terminato il mio percorso di laurea magistrale dopo che avevo fatto la triennale in lingue e letterature straniere, detto la classica L11 o come si chiamava quando mi sono laureata io, interclasse in lingue, comunicazione e letterature. O no? O sì, non mi ricordo. Lingue, comunicazione. Lingue, letteratura e comunicazione interculturale, un nome lunghissimo per dire semplicemente che studiavo lingue e letterature straniere, proprio in soldoni. E io ho studiato inglese e francese, come vi ho già spiegato in altri video, ho preferito cambiare percorso A perché non potevo spostarmi in un'altra parte d'Italia, B perché non volevo più continuare con il francese e se avessi effettivamente preso la LM37, quindi la diretta continuazione di lingue per poi insegnare o fare qualsiasi altra cosa. Avrei dovuto continuare obbligatoriamente con il francese qui e non mi andava assolutamente perché i miei docenti di francese mi hanno letteralmente traumatizzata, non mi piaceva studiare la lingua, motivo per il quale adesso faccio spagnolo, che è abbastanza complesso, spesso e volentieri più complesso del francese, però insomma. A questa bellissima laurea si è aggiunta la domanda del e io adesso della mia vita che cacchio faccio? Domanda. Domanda da 1 milione di dollari. Domanda che pensavo l'Erasmus mi aiutasse a risolvere e non mi ha aiutato affatto. Domanda che pensavo la lontananza dalla gente, stando sempre in Erasmus, in generale, la lontananza dalle persone, mi aiutasse a capire. No. Esperimento fallito, come la decorazione della mia torta di oggi, che è stato un esperimento completamente fallimentare. Perché è stato effettivamente fallimentare? Perché io, una volta finita la mia laurea magistrale, anche se in qualche video vi avevo accennato che avrei voluto continuare a studiare, mai e poi mai avrei pensato effettivamente del io voglio realmente continuare a studiare. Perché indipendentemente dal fatto che a me piace imparare, piace scoprire cose nuove, piace conoscere, piace tante cose, piace comunque condividere gli spazi universitari, mi piace stare all'interno dell'università, anche se non al quadrato, preferisco stare a Lecce. Il vivere al quadrato, come vi ho già detto, mi turba un sacco. Sicuramente questo mi ha fatto pensare tanto e dire: ma veramente tu vuoi continuare? E ho imparato una cosa, e questo un po' scardina tutta quanta la teoria che vi ho cercato di trasmettere tante e tante volte. È vero che si può sempre scegliere, ma alle volte sei costretto a scegliere ciò che non vorresti perché sei obbligato. È vero che si può scegliere. E io potevo scegliere di non continuare, potevo scegliere di andarmene, potevo scegliere di rimanere in Spagna, potevo scegliere di, non lo so, andarmene in qualche paese straniero, tipo in Australia, che io sono di andarci e prima o poi, mannaggia la miseria, ci devo andare per forza. Perché io dico che si può sempre scegliere, ma alle volte sei costretto a scegliere ciò che non vorresti? Perché io sono stata costretta a scegliere di rimanere qua. Sia per una volontà mia di continuare, di imparare o di conoscere nuove cose, di aprirmi eventualmente un'altra strada per lavorare, ma sono stata costretta. Perché mio padre sta da solo. Perché già la mia assenza di 3 mesi l'ha portato in crisi, la gestione della casa è andata completamente a farsi benedire, non c'è stato mai nessuno che gestisse proprio il tutto. E io mi rendo conto che avendo una morale elevatissima, purtroppo, sono costretta a
costantemente controllare quello che succede dentro casa mia per il semplice fatto che se non ci sono io, come dice mio padre e me lo ripete in continuazione, non vada nessuno alla cosa. Probabilmente anche questo mi ha portato ad essere un po' più giù di morale, a non affrontare le cose con estrema lucidità, perché effettivamente sì, è una cosa che avrei voluto fare, ma non è una cosa che volevo fare al 100%, perché io sono una persona che vuole fare tante cose, che non vuole stare mai ferma, perché sono sempre più convinta che se una persona ha la giornata occupata pensa di meno alle cose brutte, o in generale pensa di meno, gli viene meno ansia, tutto, perché io soffro, se così si può dire, non lo so, soffro di ansia, ma neanche tanto, cioè quando non faccio niente, quindi quando penso, quando sto ferma, quando penso a 8 miliardi di cose, quando penso a potevo fare quello però ho fatto quest'altro, avrei potuto fare quello però alla fine no, e cose del genere. Altrimenti io sono una persona molto tranquilla che è stata costretta a prendere le redini di una casa, a prendere delle situazioni in mano molto più grandi di lei subito, in maniera immediata, e a subire continue cose, non ne so neanche definire, dalla gente che gli sta intorno, classiche, ti vesti male, che per quanto possano essere stupidaggini, oggettivamente a una persona che di per sé ha già un carattere estremamente emotivo, empatico. Ringrazio la professoressa Imperiale per spiegare continuamente che l'empatia è fondamentale nella gestione manageriale, nella gestione aziendale. Grazie professoressa che trasmetti questo messaggio, perché tutti quanti quelli che lavorano nelle aziende pensano di essere dei freddi e aridi economisti, ma non è così, perché se non siete minimamente empatici al lavoro non ci andate. Grazie professoressa per trasmettere questo messaggio e grazie Università del Salento, perché finalmente avete capito che l'empatia è la base di tutto. Però sull'empatia ci facciamo un altro video. Per una persona come me, il sentire in continuazione ti vesti male, ma come diavolo ti sei truccata, ma non ti rendi conto di quanto mangi, già io ho di per sé un disturbo alimentare che non viene definito disturbo perché mangio, però il non accettare me stessa nel mio fisico, il non accettare il mio fisico, per essere più lineare, già di per sé crea un disturbo dentro di me. Quindi che tu mi stai andando a dire in continuazione mangi troppo, mangi male, sei ingrassata o tante cose del genere, a me danno fastidio. Cioè la prima cosa che mi ha detto mio padre quando io sono tornata dalla Spagna dopo il ciao, appena sono tornata a casa, ho lasciato la valigia, è stata: ma sei ingrassata? E io a malincuore l'ho dovuto sì, io ho dovuto rispondere di sì, ho detto sì, ho preso 6 kg, però magari evitiamo, no? Ora io non voglio fare un'accusa in questo. Una delle cose positive invece che stanno accadendo in questo momento, perché come si suol dire, prendi le cose positive che ti capitano sotto mano e non pensare troppo a quelle di prima o a quelle di dopo, è che ho una classe eccellente. Penso di, come vi ho già detto nell'altro video principale, vi ho detto io che doveva suonare la sveglia? Come vi ho già detto appunto nel video unicamente dedicato all'università, sto avendo dei compagni di classe eccezionali che mi piacciono tantissimo, di cui veramente ringrazio un sacco la collaborazione, la simpatia, lo scherzare in continuazione. Mi mancava vivere una classe da classe. Non vivevo una classe così bene, forse soltanto il terzo anno dell'università, ma neanche tanto. Durante la magistrale non l'ho vissuta proprio, se non per proprio 2-3 persone, perché comunque eravamo veramente pochi, le classi più numerose erano tipo 3 persone, 4 persone. Molte lezioni le facevo anche da sola, quando facevo la prima magistrale, perché così va definita. Invece adesso è diverso, perché siamo sempre, abbiamo fatto un bel gruppo, siamo una quindicina, siamo, ok, non siamo tanti, ma perché le magistrali sono piccoline, almeno qui a Lecce. Ed è una cosa bellissima perché oggettivamente collaboriamo, scherziamo, è una classe mista, grazie a Dio, cioè siamo abbastanza eterogenei, siamo sia maschi sia femmine, di età completamente diverse, quindi ci confrontiamo anche per questa cosa. Veniamo da percorsi universitari diversi, quindi c'è chi ha fatto economia, c'è chi ha fatto lingue, c'è chi ha fatto scienze della comunicazione, c'è chi ha fatto scienze politiche, c'è chi ha fatto mediazione linguistica, quindi insomma veniamo da background diversi, il che ci porta a collaborare tra di noi, ed è una cosa veramente bellissima. È una cosa bella che io viva la classe come classe, che non sia troppo condizionata dal fare tante cose,
perché oggettivamente quello che succedeva durante la mia triennale era, a parte avere un sacco di lezioni sparpagliate, quindi chi faceva francese non si incontrava con chi faceva spagnolo né con chi faceva canadese o tedesco, quindi le classi molto piccole, molto selezionatrici, proprio le classi stesse, perché ovviamente facendo lingue ognuno segue la lingua che fa. E poi altra cosa, invece alla magistrale, col fatto che eravamo pochi, diciamo che le persone io le vedevo soltanto durante gli esami. Anche alla triennale succedeva così, perché poca gente seguiva. Qui invece, grazie a Dio, bene o male, seguiamo tutti e mi piace un sacco, ripeto, come classe, siamo molto molto collaborativi tra di noi, mi piace tantissimo. E mi piace un sacco la mia compagna di banco, perché la posso definire così, perché per la prima volta all'università ho una compagna di banco. Un'altra cosa bellissima che è successa in questo 2019 è che io ho ripreso a guidare. Io sono estremamente contenta di questa cosa, perché l'ho fatto da sola, sono andata io da sola a scuola a guida a dire devi farmi rifare le guide. E ringrazio di questo mio voler guidare due persone. Monica, la mia vecchia inquilina, perché in continuazione mi diceva devi guidare per forza. Io dicevo guiderò prima della laurea, invece no, ho guidato subito. Cioè, io ho finito le guide a gennaio e già a febbraio guidavo. E un'altra persona, di cui non farò il nome, ma se stai guardando questo video spero che tu capisca che io mi stia riferendo a te, perché con il suo modo di fare un po' mi ha trasmesso quel devi vedertela da sola, devi imparare a fare delle cose e devi guidare. E questo suo messaggio mi ha fatto passare il ma se io guido posso vedere più spesso questa persona. Cioè è stato anche quello uno delle chiavi che mi ha detto devi imparare a guidare, che poi vabbè lasciamo perdere. E quindi sì, anche questa cosa è successa nel mio 2019. Come vi ho detto, sono tante piccole cose che mi hanno portato a definire l'anno pesante, alle volte veramente complesso, però anche andiamo avanti e ok. E ripeto, oggi ho appena iniziato dicembre, oggi è letteralmente il primo di dicembre, io domani ribadisco, faccio 27 anni e voi questo video lo vedrete praticamente alla fine di dicembre, nell'ultimo giovedì di dicembre. Pensavo di essere molto più negativa, invece no, ho scoperto che ci sono effettivamente cose sempre positive da cui cogliere. Ovviamente a questo video non voglio ripetermi, però ringrazio tutti quanti quelli che mi sono stati accanto anche quando pensavo che tutto fosse effettivamente buio. Ringrazio tutte quante le persone nuove che ho conosciuto, quelle vecchie che mi sono rimaste accanto e quelle vecchie che se ne sono andate, perché come vi ho sempre detto bisogna sempre ringraziare tutti nella vita, perché anche se fanno un percorso breve accanto a noi devono essere ringraziate. Quindi io ringrazio tutte le persone nuove che ho conosciuto, tutte quelle che mi sono rimaste accanto, quelle che se ne sono andate e quelle che hanno rafforzato il rapporto con me. E io penso di finire questo video che è durato tantissimo e vi auguro un fantastico, meraviglioso, scintillante 2020 e vi auguro di trovare sempre il meglio in ogni cosa.